Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Questo è stato un weekend di fuoco, lo possiamo dire, che è stato un weekend di fuoco per Destiny sotto tanti punti di vista. Come sapete, il famoso glitch ormai penso che Bungie stia per risolverlo da qui a qualche ora, insomma, ci siamo quasi. Però volevo spendere un paio di parole su quello che è successo durante tutto questo weekend, perché sono successe un po' di cose, diciamo che la community ho letto un po' in giro, anche con qualche commento che mi avete fatto voi. In generale penso che abbia goduto, tra virgolette, di questo glitch, altri un po' meno, quindi si è creata un po' una spaccatura, una cosa, quindi volevo andare ad analizzare con voi un paio di cose, sia dal punto di vista positivo, sia dal punto di vista negativo, ovviamente, per fare un quadro completo della situazione e, perché no, prendere anche qualche spunto, eventualmente, per Bungie, se vuole, per farci divertire un po' di più. Allora, prima di entrare nel dettaglio, però, che cosa è successo? Brevemente, così, per quelli di voi che non lo sanno, sapranno appunto di che cosa stiamo parlando. Durante questo weekend, in realtà, qualche giorno prima, qualcuno aveva scoperto questo glitch all'interno della forgia, quindi dove possiamo creare le nostre armi leggendarie e esotiche, dove si potevano mischiare telai con altre armi, quindi alla fine sono usciti fuori automatici che sparavano come degli shotgun, i lineari che sparavano come degli shotgun, lanciagranate che sparavano in modo infinito grazie ad alcuni perk con mulligan, che altro, non so, laser che sparavano con i colpi dei lanciagranate, insomma un gran casino, e ovviamente tutto si è riversato in quello che poteva essere un danno incredibile sia in PvE ma anche in PvP, quindi attenzione. Probabilmente il PvP è quello che ha subito i disagi più grandi, diciamo così, perché ovviamente il sandbox si è completamente devastato e quindi time to kill, tutto quello che poteva essere, c'era anche il weekend di Trials che Bungie ha deciso di non togliere. Questo perché all'interno del PvP, io non ho giocato tanto il PvP ragazzi, ho fatto una partita e il risultato è stato quello di beccare un cheater. Ovviamente è come se con questa cosa loro avessero aperto le gabbie e probabilmente più di uno mi ha detto appunto tra di voi che tra quelli che usavano l'Ammit, che sparavano degli shotgun, insomma tra tutto il casino che c'era, sicuramente qualche cheater tra virgolette ne ha approfittato e ha detto: sapete che c'è? Tanto non riusciranno a capire che anch'io sto cheatando, a parte quello che ho beccato io che volava letteralmente per la mappa. Però diciamo che ecco, un pochino dal lato PvP sicuramente l'esperienza si è rovinata di più rispetto a quella del PvE. In PvE in realtà anche qualcuno ha storto il naso, perché durante appunto questo weekend così di apertura gabbie qualcuno tra virgolette ne ha approfittato, che ne so, magari per fare qualche vecchio dungeon in solo, per farmare il cala la notte. Noi per esempio abbiamo cercato magari di dare una mano in stream a fare un po' di crota, ci siamo divertiti a fare un po' di boss, un po' di cala, un po' di cose, insomma. Sicuramente da quel lato lì c'è stato più divertimento che altro, senza stare troppo lì a pensare agli achievements, agli emblemi, eccetera eccetera. Anche però nel lato PvE ovviamente ci sono stati un pochino di lamentele da questo punto di vista, perché qualcuno appunto diceva che chi durante questo periodo magari aveva abusato tra virgolette di questo glitch e ha preso, non so, appunto come dicevamo, l'emblema delle solo flawless, o magari aveva fatto, non so, la duo di crota o la trio di crota per avere, sapete, il bannerino sul raid report, tutti gli altri dicevano: vabbè, ma non l'hai fatto legit, come stai, insomma, come cheatare, eccetera eccetera. Che da un punto di vista morale, diciamo così, ci potrebbe anche stare. Però dall'altra parte, secondo me, è fondamentale andare a capire una cosa che probabilmente a tanti sfugge, no? Che è il divertimento. Io personalmente, tanti di voi penso, perché in tanti mi avete scritto anche, durante questi ultimi due giorni ci siamo letteralmente divertiti, come non succedeva da tantissimo tempo su Destiny, raga. Vuoi che erano le armi buggate, vuoi che è bello, tra virgolette, sentirsi forti, no? E quindi, non so, shottare un boss, shottare quello, shottare quell'altro. Ed è un discorso che secondo me si va a riallacciare anche a un discorso che noi in generale facciamo molto spesso, soprattutto sul canale, quando ci ritroviamo a parlare di Destiny in generale, quindi non giochiamo ma chiacchieriamo e parliamo di tante altre cose, che è quello proprio del divertimento e del sentirsi forti come guardiani, quindi all'interno del gioco ovviamente. E questo ogni tanto porta un po' di frustrazione, ok? Col fatto che Bungie ogni tanto decida di non darcela questa soddisfazione, è un pochino, dopo un po' il gioco ha bisogno un pochino di queste sferzate. Io ogni tanto sono un grande estimatore delle cose rotte, però a tempo limitato.
un po' come è successo con il glitch. Non so, mi spiego, ovviamente prendete questi esempi con le pinze, però ci sono stati dei momenti in cui ci sono state alcune armi che sono erano tra virgolette più forti di altre, che hanno permesso di fare determinate cose che comunque a te guardiano, a noi guardiani, ci facevano sentire, no? Forti. Quindi di incontrare un boss e dire ok, ti posso shottare, in qualche modo lo possiamo fare. E più o meno secondo me siamo nell'ordine di quello che magari è successo durante, a me la prima cosa che mi viene in mente magari è Galran, dove per esempio anche noi abbiamo fatto, siamo riusciti a fare la duo di Galran con il buon Serpe, però lì capito c'erano tutti i buff che riuscivi a staccare, c'era la manata della strega e poi c'era la vetta con in una fazione e poi c'era il tractor e poi c'era, cioè si poteva fare tantissima roba e quello era un momento in cui no, poi vabbè ovviamente la vetta è durata troppo, però questo per farvi capire che questa cosa secondo me in parte può far bene al gioco. Soprattutto andando a guardare i numeri, perché ora adesso va bene che noi chiacchieriamo, però un'occhiata veloce ai numeri, io ce l'ho qui di fronte, ovviamente questi sono soltanto quelli di Steam, sono andato giusto al volo a vedere per capire un attimino com'era la situazione, ma questi possono essere tranquillamente trasportati su qualsiasi altra piattaforma, perché insomma quello è. Se andiamo a vedere quello che è successo praticamente durante gli ultimi giorni è questo, qui per esempio questo picco che vedete a 122.000 giocatori di picco, siamo al 22 di agosto. Quindi inizio della stagione delle arti magiche, il che è sicuramente un buon trend, nel senso che ovviamente poi da qui si scende pian pianino perché l'interesse piano piano scende, però siamo passati da fare i soliti 50.000 ai 126, che poi ha tenuto 90 eccetera eccetera. Poi secondo picco siamo a 139, che è quello del raid di Crota che è tornato, e ovviamente poi si continua a scendere, si scende, e tenendo a mente questi numeri arriviamo al weekend del glitch e si sale fino a 101k giocatori, per toccarne poi altri 106 e eccetera eccetera. Quindi non siamo troppo lontani dai 120, vabbè dai 100, 140 eccetera eccetera, dei picchi soliti che si hanno quando appunto esce un contenuto. Questo dovrebbe essere un monito secondo me per Bungie, che ok che è un glitch, ok che ovviamente è una cosa che non ci deve essere, ok che lo stanno per fixare, ok che non ci sarà più tra poco, però questa è una cosa che secondo me a Bungie dovrebbe far pensare, perché probabilmente questa cosa qui ha riportato tanti giocatori semplicemente per il gusto di fare questo glitch, ok che potrebbe anche non essere moralmente giusto, però ha divertito tanto ragazzi, cioè 40% di giocatori in più negli ultimi 30 giorni, calcolando ovviamente la media totale, come potete ben vedere tranquillamente da questo, vedete che praticamente anche questo glitch ha permesso di fare questo 40% di giocatori in più, che non è affatto male. Quindi, quando noi ci mettiamo lì, per esempio, a parlare delle armi esotiche magari stagionali, ma anche delle stesse armi stagionali, noi stiamo lì magari aspettando di vedere qualcosa che diventi meta rispetto alle armi che utilizziamo di solito, e poi veniamo completamente disillusi da quello che poi vediamo. È proprio questo che probabilmente mi piacerebbe vedere ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto. Questo per far sì di richiamare un po' di interesse, appunto questo passaparola delle persone che dicono ok, non giochi più a Destiny, però occhio che in questo periodo c'è questa roba qui che è fortissima, ti divertirai un sacco ad usarla per X motivo, che sia forte in crogiolo, che sia forte contro i boss, che sia forte a pulire. Ci vuole ogni tanto questo tipo di sferzate. Bungie secondo me deve prendere queste metriche, farle sue e capire perché c'è stato questo picco di giocatori nonostante il gioco in sé sia sì in salute, però vive il suo classico momento in cui siamo nella terza stagione dell'anno, e quindi arriveremo alla quarta per poi arrivare a The Final Shape, dove ci sarà il prossimo boom. Però insomma questo, come sapete anche voi, è uno di quei periodi in cui stiamo lì che fluttuiamo tra i 50 e i 60k su Steam. E questo, come vi dicevo prima, è un argomento che noi a volte trattiamo in stream proprio per parlare di armi rotte. Io ogni tanto lo dico ragazzi, cioè quando arriva la prossima arma rotta, ma anche per poco, sai quelle cose che magari poi Bungie paccia perché evidentemente sono troppo forti, però sai, rimangono quei momenti iconici in cui dici che ne so, la lente di Prometeo, il Gallahorn, la vetta, vabbè la vetta è durata troppo, lo ammetto, la vetta è durata troppo, però sono quei momenti che rimangono nella mente, come rimarrà anche questo, il famoso glitch, no, già stanno uscendo i meme del tipo sono stato un buon glitch, no, sei stato il migliore, tipo quelle cose là. Secondo me dovrebbe far riflettere. Quindi per quanto mi riguarda a livello personale, ovviamente poi qui sotto nei commenti voi mi farete sapere
che ne pensate, se siete d'accordo, se siete non d'accordo su tutto quello che vi sto dicendo. Dovrebbe essere da monito per Bungie questa roba qui e cercare ogni tanto di darcela una sferzata, che sia un evento, che sia... Ah, ecco, per esempio, a volte adesso mi è venuto in mente parlando appunto così, proprio durante gli eventi noi ogni tanto parliamo di questa cosa, di quanto le armi dell'evento, degli eventi stagionali, che ne so, che può essere Halloween, l'Aurora, eccetera, eccetera, siano ovviamente poveri da quel punto di vista. Però mettete il caso che all'interno di quegli eventi, per un breve periodo di tempo, essere anche quello dell'evento stesso, le armi degli eventi magari sono, che ne so, più forti, o hanno dei perk particolari che poi si tolgono, o in generale sono... diventano meta per quelle 3 settimane, quindi un periodo limitato in cui per quelle 3 settimane, se vi volete divertire oltre a fare i biscotti, potete andare in giro a spaccare crota con il cecchino, che ne so, boh, X, ok? Quello potrebbe essere sicuramente un incentivo in più. Io capisco che Bungie non vuole rompere troppo gli schemi, però un pochino, questa, per quello che dico che queste metriche per loro, secondo me, potrebbero essere importanti, perché richiamano a quello, cioè la voglia di essere... forti, di essere potenti contro, capito, il boss del dungeon, il boss è... ogni tanto serve, anche perché fondamentalmente stiamo parlando di un videogioco, quindi non deve essere per forza di cose sempre un'esperienza magari sì difficile, frustrante, come può essere magari quelle delle day one o quelle delle sfide dei dungeon in solo, che sono assolutissimamente d'accordo che devono essere così per svariati motivi, non ve lo spiegherò adesso, però assolutamente d'accordo. Però ogni tanto, no? Libera le gabbie, secondo me, liberarci e fare qualcosa di sto tipo, secondo me, ci sta. Quindi fatemi sapere voi che ne pensate, questa è la mia idea. Non penso che succederà che Bungie farà la roba degli eventi come vi ho suggerito io o cose del genere. Però, secondo me, potrebbe essere una cosa che a qualcuno ogni tanto potrebbe anche semplicemente far venire quel barlume di dire «Ah, c'è quell'evento lì, è divertente, c'è l'arma rotta, magari torno». Ecco, se non è un glitch... magari, ed è strutturato, forse è anche meglio. Comunque, fatemi sapere come sempre qui sotto nei commenti voi che ne pensate, se siete d'accordo con me, se non siete d'accordo con me, se siete arrabbiati o se vi siete divertiti come abbiamo fatto noi in generale. Io spero che il video, come sempre, vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.